voglio condividere con voi il mio recente acquisto. Devo sta piegato così perché non c'entro, cioè non devo riprendere il piano, c'entro io lo smartphone, cioè. Sono andato alla Lidl, c'erano le nuove offerte, sono andato a fare la spesa, però che fai? C'era questo. Parkside avvitatore ricaricabile a cricco. Fantastico. Spettacolare. Che fanno, lo compri? Non c'è la batteria, però io questa batteria già ce l'ho. Allora, andiamo. Ci sono quelle situazioni in cui uno si ritrova a dover invitare in posizioni estremamente scomode e magari forse questa cosa l'ho presa un po' così, senza pensarci su tanto. Magari ho fatto pure una cretinata, tra poco lo sapremo se ho fatto una cretinata. E praticamente alle volte, appunto, dicevo, ci si ritrova, c'è la ecco qua, questa, insomma, dicevamo, c'è alle volte da invitare in posti molto scomodi dove con l'avvitatore non si arriva. Magari si usano, che so, le derivazioni a 90 gradi, però non funzionano, insomma. Oh, eccolo qua. Mazza, oh. Io pensavo fosse una cosa un po' più... Questo è proprio per le chiavi inglesi, mamma mia, figo, ma proprio gagliardo. Interessante, c'è pure la luce per... Allora, questo dovrebbe andare con questa batteria qua. Vediamo un po', c'è qui. Ecco qua. Almeno sul disegno c'è riportata questa batteria. No? No, io ce l'ho tutte etichettate, perché quando vado in giro io faccio volontario, prestatore d'opera alle volte, e c'è il rischio che si confondono, quindi... E poi non si sanno mai di chi so. Io ci metto il logo, così si sa di chi so. Però ci possiamo mettere questa o questa qua. Tanto sono tutte ricaricate. Rinchete recargable 12 volt. Sin batteria ni caricador. No, cargador. Senza batteria, senza caricabatterie. Che ci frega, tanto io ce l'ho. Avvitatore ricaricabile a cricco. Trickete tra. Allora, c'è il blocco. Vedete? Questo è un po' per i mancini e i destrozzi. Se premo questo così e premo questo, via. Se premo questo e questo gira, ma se ci fate caso gira sempre lo stesso verso. Perché? Perché poi in realtà il verso lo si cambia, come tutti i crick, da qui. Quindi se io adesso che l'ho girato, vedete? Gira sempre lo stesso verso. Giro qui sopra. Questa è una comodità per chi è a destra e per chi è a sinistra, insomma, vabbè. Niente male. Molto, molto pesante. Interessante davvero, per 29,9 euro, 30 euro praticamente, un bel attrezzetto. Se va come tutti gli attrezzi da Parkside, che costano poco e vanno pure molto bene, sempre... a titolo hobbistico, cioè per chi ci fa, per chi ci gioca, insomma,
certo, un professionista, insomma, queste cose possono fare a gara con Milwaukee, con The World o Hilti, insomma, no, voglio dire, costano 10-20 volte tanto. Però, tutto sommato, che io ci vedo pure dei professionisti che li usano, questo attrezzi qua. Beh, volevo solo condividere con voi questo nuovo acquisto. Sono andato appunto a fare la spesa, come spesso mi capita di andare a fare, e niente, l'ho trovato, che fai, non lo compri, l'ho comprato, che questo comunque farà veramente comodo, soprattutto quando si comincia a diventare un po' anziani, che cominciano a far male i polsi, eccetera eccetera, le posizioni scomode, capito? Ma invece questo è molto comodo. Molto bene, io vi saluto, vi ringrazio e ho voluto appunto, ripeto, condividere con voi questo piccolo. Ciao, alla prossima.